Marco Di Matteo, uno che difficilmente sbaglia queste partite in queste giornate, assist per il pareggio, rigore conquistato per chiudere la partita, poi la responsabilità che ti sei preso per andare con il cucchiaio, questa Coppa Piedimonte, sei tornato a casa proprio nel mercato dicembrino, il primo obiettivo era proprio questo. Sì, vabbè, era l'obiettivo principale perché comunque per il campionato al massimo possiamo raggiungere i playoff perché il Vasto Girardi fa un campionato a parte, quindi questo era l'obiettivo principale e sono contento, diciamo, insieme ai miei compagni e a tutti di averlo portato a casa. Siamo a 2 su 2, come mi dichiaravi prima dell'intervista, 2 anni fa ricordiamo protagonista con il Maicchia, l'anno scorso poi con l'Isernia siete usciti prima, quest'anno ti sei ripreso questa scena? Sì, col Maicchia anche avevamo fatto una bella cavalcata perché comunque avevamo vinto anche il campionato e niente, poi le vittorie sono tutte belle, quindi questa magari ha un sapore particolare, però le vittorie, come ripeto, sono tutte belle. Ecco, ora vi godete la festa innanzitutto, poi si torna in campionato per pensare ai playoff, ma c'è un fattore importante che è quello della fase nazionale perché comunque rappresenterete il Molise. Sì, in campionato proveremo a dare il massimo per centrare i playoff e poi per quanto riguarda la Coppa sicuramente sarà dura perché poi affrontare dei turni infrasettimanali per comunque molti di noi che non siamo abituati sarà difficile contro squadre ben organizzate, fisicamente forti, tecnicamente comunque valide, quindi non sarà facile, però proveremo a fare del nostro meglio.